Buongiorno a tutti, cari amici di Meraviglie d'Impero dintorni e di Riviera 24. Oggi siamo a Cosio d'Arroscia e nello specifico siamo con la Proloco che sta preparando un piatto tipico della tradizione che verrà preparato nello specifico per appunto un evento che si terrà questa domenica 22. Allora, Fabio, che cosa stiamo preparando e appunto in cosa consisterà la manifestazione di domenica? E soprattutto anche alla signora che ti sta accanto, come si prepara questo piatto? Innanzitutto buongiorno a tutti, un ringraziamento particolare a te che sei sempre presente tutte le volte che ti chiamiamo a Imperia, a Meraviglie d'Imperia e dintorni a Riviera 24. Dopo 2 anni di riposo forzato iniziamo piano piano a rimettere in moto il meccanismo della nostra Proloco e da quest'anno abbiamo iniziato una collaborazione con l'associazione Tribale Globale che ci danno una mano a creare alcuni eventi e iniziamo dal 22 con le erogazioni dal mattino alle 5 e mezza sarebbe un evento che rievoca la vecchia tradizione che avevamo a Cosio della pastorizia e dei contadini che andavano al mattino subito a fare le loro preghiere e poi andavano in campagna o con le bestiame. Quindi questa domenica si inizierà alle 5 e mezza. 5 e mezza perché vuole esserci. Ci saranno poi delle sorprese durante la giornata e come Proloco abbiamo pensato di fare un peripranzo del contadino per rievocare un po' la nostra tradizione della festa delle erbe e far assaggiare alle persone che vorranno venire a Cosio alcuni nostri prodotti praticamente a chilometro zero dalla terra al forno e nel piatto in 10 minuti. Ecco, per andare invece più nello specifico su che cosa state preparando oggi, appunto, di che cosa si tratta? Mariella. Oggi abbiamo preparato le ragliere. Le ragliere è un nostro piatto tipico, antico, antica tradizione. E le nonne partivano, andavano in campagna sempre col grembiule e tornavano con il grembiule pieno di erbe. Erbe che nascono spontanee nel nostro territorio e in questo periodo particolare arricchite con un prodotto in più che si chiama Engavi. Ed è uno spinacio selvatico che nasce in alta quota. E nelle ragliere ci sono circa 13-14 tipi di erbe diverse, vengono lavorate e dosate sapientemente perché sbagliando prodotto, ci sono delle erbe anche molto amare, tipo l'erba besa, sbagliando la quantità la ragliera ti resta particolarmente amara. Quindi c'è l'occhio sapiente delle persone che hanno imparato da generazioni passate, dai nostri nonni, come preparare questo piatto. E si dà questa forma particolare e vengono cotte nel forno a legna, che cambia completamente il gusto al prodotto finale. Ecco, il prodotto finale come si presenta? Il prodotto finale si presenta esattamente in questo modo qua. Queste sono le ragliere cotte. Vedete amici, qua siamo nella fase di cottura. E niente.